Forza, nonno, resisti! E poi con questa crisi... Lasciami stare! E non mi piace nemmeno tagliare l'alberi. Ecco, отлично! С праздниками! Questa è una puntata speciale speciale, natalizia! Immagino quanti regali troverai sotto l'albero portati da Дед Мороз, Babbo Natale. Ahimè, durante il comunismo in Unione Sovietica il Natale non era considerato una festività, anche se si festeggiava, ma non nella mia famiglia. In Russia il Natale viene celebrato 7 gennaio. Anche se negli ultimi decenni, grazie anche al fenomeno della globalizzazione, viene festeggiato anche il 25 dicembre. Quindi, se hai degli amici russi, non scordate di farli doppi auguri, il 25 dicembre e il 7 gennaio, che rappresenta il Natale ortodosso. A Capodanno si fa un grande cenone, come in Italia. Ricordo una grande tavolata con un sacco di persone. Io, insieme a mio fratello e sorella, mangiavamo i tipici piatti, come pelmeni, una specie di tortelli dopati, piraghi, torte salate e ovviamente insalata russa, che è un po' diversa da quelle che si mangia qui. Questa è considerata una festa familiare che si passa a casa, con parenti e amici. Magari qualcuno la passa anche in discoteca, ma è più difficile. Se conosci qualche russo, perché non farle auguri, magari scrivendo un bigliettino? Saresti davvero хорошо! Ho fatto una ricerca approfondita tra vari autori, come Dostoevsky e Tolstoi, al fine di trovare una frase sì semplice, ma che rispecchiasse l'epoca in cui viviamo, e stracolma di speranza e positività. Giusto ieri l'ho trovata! La frase è «С Рождеством Христовым и с наступающим Новым годом!» Che più o meno Buon Natale e Felice Anno Nuovo! E lo so, è cielo d'ingegno e fantasia, quindi «С Рождеством Христовым и с наступающим Новым годом!» «С Рождеством Христовым и с наступающим Новым годом!» Vediamo come scriverlo. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зелёная была. Зимой и летом стройная, зелёная была. Метель ей пела песенку, спи, ёлочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Отлично! Questo speciale speciale è finito! Alla prossima lezione! E ricorda, chi studia il russo l'ultimo dell'anno, lo studia tutto l'anno! Пока! Спасибо, спасибо, спасибо per tutto il vostro appoggio, travisazione, iscrizione, mi piace. Sapere che i miei video vi aiutano con il russo è davvero bello e i vostri feedback mi aiutano a migliorare di volta in volta. Vi sono davvero grata. Спасибо.